La guerra ti rende bruto, ti abbrutisce, ti rende come una bestia. Sei crudele. Sei un'altra persona quando combatti. E quando torni ti domandi, ma perché l'ho fatto? La guerra è dolore, sofferenza, morte, cattiveria e abbrutimento dell'uomo. Caporal maggiore, allievo ufficiale di complemento, bersagliere Rosolo Branchi, terza compagnia moto, 51esimo battaglione bersaglieri. Benvenuti all'ascolto di Radio Giano. Storia, memoria, ricerca. Welcome to Radio Giano. History, memory and research. Buonasera e benvenuti all'ascolto dei programmi di Radio Giano. Siamo giunti alla nona puntata della rubrica Racconta il tuo libro. Questa sera abbiamo ospiti il generale di Corpo d'Armata Antonio Li Gobbi, in qualità di vicepresidente nazionale esercito dell'Associazione Nazionale Combattenti, Forze Armate Regolari, Guerra di Liberazione. Desidero ricordare il padre Alberto e il cui zio paterno Aldo erano due militari che all'8 settembre del 1943, benché entrambi a casa in licenza, uno per convalescenza e l'altro premio, presero immediatamente le armi per combattere contro l'invasore tedesco e furono entrambi decorati di medaglia d'oro al valor militare. Aldo alla memoria. Il dottor Luca Perrone, nostro socio, collaboratore in radio e al periodico Giano, laureato in storia moderna presso l'Università degli Studi Roma III, e curatore della pagina YouTube Serapeo, la storia in video per tutti. Il nostro protagonista della puntata, il dottor Pierluigi Villari, autore del volume che andremo a presentare, Oltre le rocce, il sacrificio degli italiani a Montelungo, 8-16 dicembre 1943, IBN Editori. Ma vi starete chiedendo, chi è Pierluigi Villari? Pierluigi è ricercatore storico, laureato in lettere e ufficiale in congedo, è autore di un saggio tecnico-scientifico e di 6 saggi storici che vogliamo citare e sono disponibili presso la Biblioteca Lorenzo Lodi. ASCII 10 luglio 1943, i militari italiani e la difesa della Sicilia. Il tragico settembre. 8 settembre, la reazione italiana all'aggressione tedesca. L'alba alla riscossa, Montelungo, 8-16 dicembre 1943, il battesimo di sangue del rinato esercito italiano. L'onore dimenticato, i ragazzi della divisione Livorno. Cronache dalla trincea, le lettere inviate dal fronte alla famiglia dal capitano Achille Piacquadio. Fino all'ultimo uomo, eroismo degli italiani a Solarino. 11-13 luglio 1943. Ora con piacere passo la linea ai nostri ospiti per ascoltare il racconto di una pagina fondamentale della nostra storia, la riconquista dei nostri diritti per una nuova Costituzione per la libertà e la democrazia. Radio Giano Podcast. Buonasera, grazie per l'invito. Intanto io ovviamente mi complimento con Pierluigi Villari per questa colposa opera su un evento ben poco conosciuto della nostra storia, la battaglia di Montelungo, che è stato il primo scontro, cioè dove una formazione regolare dell'esercito italiano durante la guerra di liberazione. C'erano state tantissimi episodi precedenti di resistenza, di formazioni, sia in Italia che all'estero, ai tedeschi, ma sono sempre state attività di reazione a un attacco tedesco. Quello che è successo a Roma, per esempio, con la difesa di Roma, quello che è successo nelle isole e coi vari reparti italiani che sono stati colti dall'8 settembre all'estero,
tutti forse conoscono il caso di Cefalonia, ma ce ne sono stati tanti altri nei Balcani, nelle varie isole. Ricostituito pian piano le formazioni dell'esercito, il primo reparto che prese, che partecipò con gli alleati alle operazioni contro i tedeschi, fu il primo raggruppamento motorizzato, che fu impiegato per investire la linea Reinhardt. E Pierluigi Villari ce lo descrive molto bene, ce lo descrive in un modo particolarmente umano, direi, perché non ci dice cosa è successo, non ci racconta i fatti, non ci racconta, ma ci racconta la storia di quei personaggi che hanno vissuto quei fatti, mettendosi, usando le loro parole, attraverso le loro storie, il loro, che sono tutte diverse, quelle dei sottotenenti che erano stati colti a Parma alla scuola d'applicazione dall'8 settembre, quella del cappellano militare che era in territori esterni, e ricostruendo la loro storia come questi italiani che al momento portavano le stellette ed erano militari, hanno vissuto il periodo traumatico del 25 luglio, dell'8 settembre, e non si sono persi d'animo in un momento in cui la nazione sembrava aver perso la testa, ma hanno tentato di fare scelte, hanno fatto scelte e le hanno seguite, ovviamente con notevoli travagli interiori, anche perché si sono trovati a far parte di un'organizzazione che faceva un po' d'acqua da tutte le parti. Volevo chiedere a Villari di parlarci del suo libro e di come è nata questa idea e di come anche della difficoltà che ha avuto a raccogliere tutte queste storie che poi si sono intrecciate con provenienze diverse, si sono poi intrecciate su quel campo di battaglia che è Montelupo. Vuoi presentare una tua pubblicazione? Invia il tuo curriculum vitae e due copie del volume al seguente indirizzo: Associazione Culturale Biblioteca Lorenzo Lodi, ITIS Giovanni XXIII, via di Tor Sapienza 160 00 155 Roma. Il testo sarà sottoposto al parere del nostro comitato scientifico. Benissimo, buonasera. Intanto ringrazio il generale Rigobbi e Marco Lodi, Luca Perrone, insomma, per avermi invitato a questo incontro. La prima cosa che devo dire, innanzitutto, sì, è vero, io con questo lavoro inquadro il momento storico e lo approfondisco attraverso, come ha detto perfettamente il generale, attraverso proprio i protagonisti, quindi le loro storie, praticamente le loro storie che si intrecciano fra loro e formano la storia. Ma l'ho volutamente fatto anche perché avevo già affrontato il discorso proprio storico, tecnico, militare in un altro lavoro di 13 anni fa, del 2007, in cui avevo ricostruito in maniera molto precisa e molto, molto, diciamo, tecnica l'argomento, e quindi lo conoscevo, diciamo, molto bene per aver fatto già tutta una serie di ricerche allora di archivio e di bibliografiche, eccetera eccetera. E in quell'occasione, nel 2006-2007, avevo conosciuto diversi reduci della battaglia che all'epoca ancora in vita, ovviamente, perché parliamo appunto del 2006-2007, avevano insomma sugli 83, 84, 85 anni. E quindi, in particolar modo ero molto legato al generale Marzollo, che era il presidente dell'associazione reduci del 51° battaglione bersaglieri. Fu lui
che io dopo il mio primo saggio sulla campagna di Sicilia, entusiasta del mio lavoro, eccetera, eccetera, mi coinvolse, fu lui a coinvolgermi in questo argomento, che anche io, pur essendo un appassionato, pur essendomi laureato con una tesi in storia moderna, in storia contemporanea, conoscevo poco. Quanto sono stato orgoglioso, e quanto lo sono ancora, di essere un bersagliere. Purtroppo sono non solo noioso nel ricordarlo nei miei discorsi, ma lo sono anche nel ricollegare i miei comportamenti alle caratteristiche di questo corpo militare. Caporal maggiore, allievo ufficiale di complemento, bersagliere Federico Marzollo, seconda compagnia del 51° battaglione bersaglieri. Ecco, se ritorniamo al discorso, che è un argomento molto importante, perché come giustamente ha detto il generale, è il primo, è il banco di prova, è il battesimo del fuoco dei nostri soldati nella guerra di liberazione, eppure nonostante questo, che sia stato fondamentale anche l'esito di questa battaglia, eppure nonostante questo è stato un episodio che è stato messo da parte, non so se volutamente, ma comunque è stato quasi dimenticato dalla bibliografia, dai libri di storia, ecco. Ed è questo, si lamentavano i reduci con me, si lamentava il generale Marzollo, e apposta mi coinvolse a quei tempi per scrivere un altro lavoro. Sì, qualcuno c'era, ovviamente non è che non c'erano libri sull'argomento, però erano sempre libri molto tecnici, molto settoriali, diciamo un po' di nicchia, ecco. E lui appunto voleva che si divulgasse, voleva che si parlasse, insomma c'aveva questo rammarico che fosse appunto un argomento non abbastanza divulgato. E ecco, con l'esperienza, con la conoscenza, ho voluto fare un qualcosa di diverso, perché secondo me, oltre a ricordare l'episodio storico, è importante la memoria delle persone, cioè di coloro che hanno affrontato quel momento, che hanno sofferto, perché hanno sofferto tantissimo, e si sono sacrificati, addirittura i tanti che poi hanno sacrificato la loro vita per degli ideali, perché questo l'ho voluto sempre sottolineare, erano giovani, perché se parliamo di ragazzi, adesso noi, cioè i nostri ventenni sono in un altro mondo, in un'altra situazione, però erano dei ventenni, 21 anni, ecco. Erano per esempio i giovani allievi ufficiali del 51esimo, in particolare erano tutti della classe 1922, quindi erano appena 21 anni, e tra loro addirittura c'erano dei volontari ancora più giovani, di 18 anni, addirittura uno di 17, per cui animati da questa voglia di liberare il paese, di costruire un'Italia nuova, di riscattarsi da tutto quello che era accaduto, che avevano affrontato e che volevano fare, insomma, ecco, quindi una grande voglia di partecipare. E questo li ha portati appunto a dei enormi sacrifici che io ho cercato di descrivere in maniera puntuale, precisa, dai racconti fatti da loro. Ecco, io sono andato a cercare, a parte qualcuno ancora in vita che sono riuscito a trovare miracolosamente, perché ne ho trovati tre ed è stato abbastanza, diciamo quasi un miracolo. Parliamo di Gianni Moro, che ha compiuto 100 anni ad agosto, e Riccardo Garavelli, che era un allievo ufficiale del 67° fanteria ed proveniva dal battaglione, dal 52° battaglione allievi ufficiali, il cui suo comandante di protone era Cederle, l'eroe
medaglia d'oro di Montelungo, quindi una persona che insomma particolare e che purtroppo è mancato 2 mesi fa e ci ha lasciato proprio adesso, insomma. E anche lui del 22, 98 anni, e poi Corrado Fiorini, l'ultimo superstite del 51° battaglione bersaglieri, allievi ufficiali, che vive su a Busto Arsizio. Io sono andato a trovarlo, è stato un momento, lo potete immaginare, commovente, emozionante, anche perché lui il 10 di gennaio ha compiuto 98 anni. Io sono arrivato il pomeriggio dell'11, cioè il giorno dopo, che era un sabato, e lui l'ho trovato con il figlio, la figlia e la moglie che festeggiavano il suo 98° compleanno insieme a me. Quindi potete immaginare la mia emozione. E poi, insomma, mi ha dato la sua testimonianza molto, molto bella, sentita. Ecco, quindi diciamo ho raccolto ancora delle testimonianze di viventi, ma avevo tanto materiale che avevano lasciato anche gli altri, sia scritti, sia tramandati, insomma, dai figli, con materiale, eccetera. Poi ho trovato anche ovviamente delle pubblicazioni in cui altri reduci avevano lasciato delle testimonianze, e non per ultimo ho pubblicato, perché mi è stato dato dal nipote, il memoriale inedito del sottotenente, allora sottotenente Giancarlo Gai, che è caduto l'8 dicembre nella prima battaglia di Montelungo, e che aveva scritto proprio pochi giorni prima della battaglia, in cui raccontava tutte le sue vicende che aveva affrontato, diciamo, dall'8 settembre fino ad allora. Vi ricordiamo che ci potete contattare anche per collaborare tramite posta elettronica scrivendo a radiogiano@bibliolorenzolodi.it. Gai, del 155° paracadutisti, che da subito, da prima che l'Italia, che il Regno del Sud, dichiarasse guerra alla Germania, con un nucleo di suoi paracadutisti, si è unito alle forze canadesi e ha costituito lo squadrone Folgore, che ha combattuto poi fino al 45, insieme con gli alleati per la liberazione, iniziando a combattere ancora prima della dichiarazione di guerra italiana. Scusa per la interruzione, ma citando il fratello minore ho pensato che fosse opportuno inquadrarlo. Certo, no, ma è stato anche lì, diciamo, leggere questo documento praticamente inedito che mi è stato dato appunto dal nipote. E anche lì è stato, potete immaginare, un'emozione, perché insomma leggere queste parole, anche questi sentimenti proprio che ha espresso questo ragazzo, anche lui 21enne, insomma, è stato comunque un momento di grande emozione. E poi ho avuto anche
modo di pubblicare un'altra parte di diario inedito di Alvaro Mori, un altro degli allievi ufficiali bersaglieri, di cui alcune parti erano state già pubblicate dall'associazione loro del 51esimo. La parte della prigionia, cioè in cui lui e molti altri loro compagni furono arrestati per una spiacevole situazione che io poi racconto per bene in dettaglio nel libro, dopo la battaglia di Montelungo, in cui il generale Utili si accanì un pochino, in maniera un po' forse eccessiva, nel dividere questi ragazzi che erano molto uniti tra di loro e molto uniti ai loro ufficiali. Quindi loro non accettarono questo smembramento del loro reparto e diciamo si allontanarono per qualche giorno per una sorta di protesta. Poi rientrarono ai reparti, però Utili si diciamo reagì in maniera molto dura e quindi diciamo purtroppo dovettero subire un periodo di detenzione di un paio di mesi, alcuni un paio di mesi, altri qualcuno di più. E in questo periodo appunto questo Alvaro Mori scrisse appunto giorno per giorno le sue emozioni, la sua sofferenza, eccetera. Io l'ho pubblicata chiaramente con l'autorizzazione e il piacere anche di pubblicarlo della figlia Sabina, che è stata molto carina, e penso che sia anche questa una bella testimonianza, insomma. E niente, quindi ecco, questi racconti sia dei fanti, diciamo, sia dei bersaglieri che si intrecciano e poi alla fine danno una visione più ampia di quella che è stata poi questi 9 giorni di combattimenti molto duri, perché sappiamo che fra la prima e la seconda battaglia, che poi è stata diciamo vincente e risolutiva, ci sono stati 7 giorni anch'essi molto duri di guerra di posizione, quindi di pattuglie che andavano a esplorare, però comunque subivano anche lì perdite. Interested in collaborating with the editorial panel and helping the radio grow? Mail your CV to radiogiano@bibliolorenzolodi.it. Volevo concludere con la figura di Flavio Fossi, che secondo me è stata una bella scoperta. Io non conoscevo se non nome e cognome, caduto l'8 dicembre, medaglia d'argento alla memoria, e invece ne ho saputo di più, molto di più, perché ho trovato la nipote Gloria Fossi, una carissima persona, una storica dell'arte anche molto brava e conosciuta, e che quando io l'ho contattata si è rimasta stupita perché dopo tanti anni, sì, il padre che era poi il cugino in primo grado e che era cresciuto della stessa età, quindi coetanei, erano cresciuti insieme praticamente con Flavio. Quindi aveva sentito tanti racconti dal padre, eccetera. Però lei ha trovato il diario di Flavio Fossi, che abbiamo pubblicato e che abbiamo inserito, insomma, come racconto, eccetera, eccetera, e che era stato pubblicato, ma in poche copie, nel 45, quindi è introvabile, e quindi lo abbiamo ripreso in mano e quindi abbiamo ripreso in mano la storia di Flavio Fossi, studente che veniva da Trieste, anche se era nato in provincia di Firenze,
e che anche lui l'8 settembre, che si trovava in Puglia presso il nono battaglione, battaglione allievi ufficiali di fanteria, lui era poi un granatiere, e fu uno di quei reparti che fu inizialmente bloccato dai tedeschi, insomma disarmato, poi però riuscì a riformarsi e insieme agli altri battaglioni allievi ufficiali riformò con il raggruppamento Curtatone Montanara, e poi da lì si scelsero dei volontari per andare appunto in linea con il 67esimo fanteria, e lui fu uno tra quelli che partì volontario, che voleva assolutamente combattere i tedeschi, che si era sentito umiliato a essere disarmato l'8 settembre e che voleva assolutamente il riscatto di questa situazione, e che quindi ha affrontato con grande coraggio questa prova, questa prima battaglia, e purtroppo non è tornato. Ecco, e la Gloria Fossi mi ha scritto appunto la prefazione, che è molto bella, molto commovente, sentita chiaramente, e ecco, secondo me anche questa è una storia nella storia che tocca il cuore, perché questi ragazzi veramente credevano in grandi ideali e hanno sacrificato veramente la loro giovinezza per questo. La mattina dell'8 dicembre, con il suo plotone, scattò all'attacco delle munite postazioni tedesche di Montelungo e, dopo essere stato ferito ad una gamba, cadde eroicamente finito dallo scoppio di una granata. Caporal maggiore, allievo ufficiale di complemento fanteria, Flavio Fossi, primo battaglione del 67esimo reggimento fanteria Legnano. Radio Giano Podcast. Questi ragazzi, quei soldati che quella mattina si sono avviati sulle pendici di Montelungo, sotto il fuoco tedesco, erano animati da grandi ideali, soprattutto i volontari del battaglione, del 51esimo battaglione, che era in gran parte volontari. Forse gli eroi, non lo so, ma il fatto è questo, che una nazione seria non ha bisogno di eroi e non mette regolarmente i suoi soldati in condizioni di dover essere eroi. Quindi sicuramente c'è stata una grossa motivazione, una grossa spinta interiore da parte di quei soldati, ma il contesto in cui hanno operato lascia destra delle perplessità. E forse non tutto è stato fatto per mettere le migliori condizioni per combattere. Su questo siamo perfettamente d'accordo. A livello politico, l'inquadramento politico, a livello di organizzazione militare e anche a livello di condotta dell'operazione in se stessa. Nel libro, per esempio, e tenterò di essere breve su ciascuno dei punti, nel libro per esempio si lamenta il modo in cui i nostri soldati venivano percepiti e venivano trattati dagli angloamericani. Va bene, ma cosa avrebbero dovuto fare gli angloamericani? E soprattutto gli inglesi, che erano stati contrapposti a noi negli ultimi 3 anni, che avevano combattuto contro di noi in Africa orientale, in Africa settentrionale, che erano impegnati nei Balcani a supporto dei partigiani. E quando da parte italiana, a livello politico, non c'era stato alcun forte
segnale di partecipare a fianco degli alleati. Sia la gestione del 25 aprile, sia la gestione dell'8 settembre dal punto di vista politico sono state fallimentari. E poi si insisteva per avere i nostri soldati a fianco degli alleati, nonostante il trattato lungo, l'armistizio lungo, quello firmato il 29 settembre a Malta, dicesse chiaramente che avevamo accettato la resa senza condizioni, ma non veniva presa nessuna azione. Cioè, fino al 13 ottobre il Regno del Sud non ha dichiarato guerra alla Germania. Quindi il primo raggruppamento motorizzato è stato costituito ufficialmente il 27 settembre su iniziativa dello Stato Maggiore, cioè, però per combattere una guerra che non era stata dichiarata, perché a livello centrale il re non voleva dichiarare guerra alla Germania, l'ha fatto soltanto dopo grosse spinte da parte degli alleati. Quindi dopo la gestione del 25 luglio, dopo la gestione discutibile dell'8 settembre e fino al 13 ottobre non abbiamo dichiarato guerra. È difficile pretendere che di avere i nostri soldati accettati, a parte le condizioni, insomma, non proprio brillanti, in cui si presentavano i nostri reparti, in termini di materiali, armamento, eccetera. Ma questa è la parte politica, ma c'è anche la parte di organizzazione militare. Cioè, sempre nel libro si parla di unità d'élite. Non concordo, non era un'unità d'élite. Era un'unità raccogliticcia. E questo la rende ancora più eroica, perché se fosse stata un'unità d'élite ci si poteva aspettare qualcosa di diverso. Era un'unità raccogliticcia. D'élite si intendeva, diciamo, il meglio che si poteva trovare, ecco. Ma è questo il fatto, non era il meglio che si poteva trovare. In quel momento. Non si è voluto trovare il meglio, perché con tre divisioni in Italia meridionale, più quattro divisioni tra Sardegna e Castro, qualcosa di meglio forse si poteva trovare. Il 67esimo Fanteria aveva combattuto in Grecia per quattro mesi, dopo essere stato schierato sul fronte francese alla fine del 40, era stato da gennaio ad aprile del 41 in Grecia, ritirato dalla Grecia, ha fatto la prima campagna in Grecia che è stata disastrosa, e poi ha fatto la unità d'occupazione, fino è stato impegnato in attività come unità di occupazione in Francia, ed era in rientro e stava fluendo in quei giorni in Sud Italia. Il 51esimo battaglione era un battaglione appena costituito, molti di quelli erano allievi dell'Accademia Navale che dopo l'8 settembre si sono arruolati, con due mesi di addestramento. Non c'era altro reparto che si potesse mettere insieme con più di due o tre mesi di addestramento. Lo stesso Cederle, nella medaglia d'oro, che è un eroe, è caduto a Montelunga, il suo primo impegno, il suo battesimo del fuoco. Cioè, erano dei ragazzi volenterosi che sono stati andati a combattere, pieni di entusiasmo, sicuramente, ma l'organizzazione non li ha preparati. Non è stato da un punto di vista addestrativo, da un punto di vista di mezzi, perché nonostante il nome non era motorizzato, dal punto di vista del vestiario, dell'armamento, lo stesso morale che è stato riportato, i problemi di morale sono stati anche riportati sia dalla relazione di Dapino, sia successivamente da Utili, quindi il, ma non solo, anche Ricchezza,
che era il capo ufficio operazioni del raggruppamento nel libero esercito del Sud, dice chiaramente che l'atteggiamento della popolazione, anche lì a Mignan, nei confronti dei militari era chi topa fa e non va a morire come un pesso. La mia pronuncia napoletana da milanese ovviamente pessima, ma penso che abbiate capito cosa diceva Richetta. Quindi a maggior ragione, e questo non è un togliere qualcosa a quei ragazzi, ma qualcosa di dargli in più, perché in quelle condizioni loro hanno combattuto e hanno combattuto bene, nonostante anche l'organizzazione tattica dell'azione del giorno 8 fosse estremamente lacunosa, perché il reparto è arrivato lì 6 sera, non c'è stata, i comandanti, gli ufficiali non hanno avuto la possibilità di ricognire e di vedere bene la zona dove dovevano attaccare. In più, tipicamente italiano, si è perso tempo perché il principe di Piemonte non ha pensato di fare altro che il 6 pomeriggio andarli a visitare e farsi la ricognizione col comandante, che forse aveva qualcos'altro da fare. E quindi tutti aspetti che hanno sicuramente distratto dal conseguimento dell'obiettivo. E sicuramente, come si è stato provato poi anche dall'operazione del giorno 16, che invece è stata ben coordinata, non c'era stato il tempo di coordinarsi con gli americani, sia per quanto attiene all'attività del 142esimo fanteria statunitense, che doveva operare a lato, e del 142esimo e 143esimo che operavano sugli altri settori, sia soprattutto con l'artiglieria statunitense. E quindi quei soldati hanno combattuto bene, ma come dico, è un esercito serio e una nazione seria non ha bisogno di tanti eroi. E invece noi italiani abbiamo avuto bisogno di tanti eroi. Un altro esempio è come è il comando di questa unità. Mi sembra di vedere, ripercorrendo come è stato il comando dell'unità, e qui concludo, mi sembra di arrivare ad oggi con il commissariamento della sanità in Calabria. Era stato inizialmente designato il generale Umberto Utili, dopo un giorno si è sostituito con il generale Zanussi, che aveva un certo background, era il capo reparto operazioni dello Stato Maggiore fino all'8 settembre, ed era uno che aveva lavorato nel colpo di Stato militare per abbattere Mussolini, che poi è stato preceduto da quello del il partito fascista gli anni precedenti, rimuovendo. Poi è stato nominato Zanussi anche ci sono state incomprensioni perché voleva determinati supporti che non gli sono stati dati e si è rimesso. E poi, e che comunque Zanussi era uno che aveva lavorato insieme a Castellano nella preparazione per l'armistizio, poi Dapino dopo l'operazione è stato sostituito, è stato rimesso Utili, mi sembra che anche in quel caso, nonostante il valore di questi generali, però nell'individuazione, nella sostituzione dei comandanti, forse qualcosa non c'era stato, appunto mi ricordo alcuni casi di disorganizzazione che caratterizzano l'Italia anche di oggi. Radio Giano Podcast. Bene, grazie generale, è stato molto chiaro. Abbiamo ancora pochi minuti di registrazione. Io darei la parola invece al nostro Luca, nostro giovane laureato in storia moderna, per ascoltare un attimo un suo parere, quindi ciò che ha detto il nostro generale, anche il nostro autore del libro Oltre le rocce, ricordiamo che stiamo presentando il suo libro, di questa pagina, come dire, come diciamo appunto all'inizio, sconosciuta. Quindi Luca, cosa ne pensi di quanto è stato detto e cosa proponi? Come la scuola dovrebbe affrontare
la rinascita, non dico soltanto delle forze armate, ma proprio dell'Italia stessa come nazione. Allora, un argomento molto interessante. Io sarei rimasto ad ascoltare altre 10 ore questa conversazione, perché è veramente stimolante sotto tanti punti di vista e faceva riflettere tanto. Io sono un modernista prestato alla storia contemporanea ogni tanto, ed è una storia che viene poco studiata a scuola. Purtroppo i libri di scuola non la trattano in modo approfondito. Bisogna fare i conti con la nostra storia, bisogna conoscere la nostra storia, perché solo così il paese può avere un futuro. E io vorrei invitare i colleghi docenti a fare tesoro di questo patrimonio storico, che sono per esempio le testimonianze dirette. Io provo invidia un po' per i colleghi contemporaneisti, perché purtroppo in storia moderna di testimonianze dirette ne abbiamo molte poche, molte sono andate perse sono ormai perse nel tempo, perché i ragazzi di oggi, secondo me, gli studenti che escono dalla scuola, dobbiamo ricordarci che la scuola non forma studenti, forma cittadini del mondo di oggi e di domani soprattutto. E un cittadino, secondo me, che non conosce la storia del proprio paese, che ne conosce una parte, perché siamo passati tutti per la scuola superiore, e anche io, non è che il percorso scolastico arrivi a trattare la storia fino ai giorni nostri, è impensabile, spesso ci si ferma alla prima o alla seconda guerra mondiale, è un cittadino a cui manca qualcosa. Quindi la scuola ha questo grande onore e onere di formare il cittadino del domani, anche attraverso un'istruzione che si arricchisca sempre e che non sia mai immobile, ferma. Quindi il mio invito è anche a non avere paura, per esempio, della didattica a distanza. Spesso sento colleghi che sono terrorizzati da questo nuovo strumento. Sì, è vero, si perde un po' sul rapporto umano, il rapporto insegnante-alunno in classe, nessuna tecnologia ce lo può restituire, ma la didattica a distanza ci permette di utilizzare anche dei software, delle risorse che si trovano online, che altrimenti sarebbe difficile portare in classe. E quindi scoprire il passato veramente sembra una frase fatta, tipica da storici, ma riscoprire il passato, e io l'ho fatto perché, ripeto, sono un modernista prestato alla storia contemporanea, quindi mi sono andato a leggere dei libri su Montelungo, sull'esercito del Regno del Sud, per capire meglio, per conoscere soprattutto il paese di oggi e soprattutto per ricordare, come dicevano i nostri due illustri ospiti, le micro storie di quelle persone che non sono nei libri di storia, ma che hanno contribuito allo svolgimento della grande storia. Di nomi ce ne sono stati fatti tanti e io leggo sempre volentieri le testimonianze dei reduci di ogni guerra, perché sono testimonianze che vissute sul campo, che un libro di storia spesso non riesce a trasmettere. Quindi secondo me questo è un grande patrimonio che noi storici dobbiamo valorizzare per noi e per le generazioni successive. Bene Luca, un'ottima riflessione. Io posso aggiungere che recentemente, vista che la nostra associazione è all'interno appunto di una scuola media superiore, ho potuto consultare libri di storia dal quinto anno, dove appunto la guerra di liberazione e le forze armate, assolutamente non se ne parla delle forze armate italiane, si parla un po' degli alleati, qualcosina ancora dei partigiani, dopodiché si passa subito al secondo dopoguerra. Quindi io saluto il nostro generale, lo ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi, il nostro caro generale Antonio Ligotti. Grazie a voi, grazie Marco, grazie. Grazie a te, grazie soprattutto a Villari per il bellissimo libro che ha prodotto e per gli approfondimenti che ha fatto, che ci consentono di conoscere molto meglio Montelungo e i suoi protagonisti. Esatto. Caro, grazie mille Pierluigi, dell'apprezzamento. Grazie veramente Pierluigi, ho letto le biografie di molte persone che non ho conosciute, altre le ho conosciute, però ho potuto approfondire le loro biografie come Marzollo. Ringrazio anche Luca per la sua riflessione precedentemente fatta e quindi con questo è tutto e vi ringraziamo di averci ascoltato. Grazie e ciao a tutti. Grazie per aver ascoltato Radio Giano, storia, memoria, ricerca. Merci d'avoir écouté Radio Giano.
Histoire, mémoire, recherche. Thanks for being with us and listening to Radio Giano. History, memory and research.